Mi hanno dato del fascistucolo perché non sono d'accordo con l'ideologia woke. Woke non è soltanto, non è, è una cosa americana, quello del risvegliato, ma nel senso attento a qualsiasi cosa in modo ossessivo, questo paura di insultare, di dare fastidio, di questa eccessiva coda di paglia su qualsiasi cosa che rende la vita impossibile. Questo voler ribaltare le cose e quindi trasformare una ingiustizia del passato con una ingiustizia del presente. Non funziona così, bisogna pareggiare le cose. No, no, no. Se prima l'uomo bianco, eterosessuale, a loro dire, in parte è anche vero, era all'apice della piramide del cibo, piramide del potere, adesso deve stare alla base. Non normale, non ci dovrebbe essere una piramide del potere per la razza, il sesso. No, adesso dobbiamo ribaltarla. Questo è il concetto di woke. Quindi se prima all'apice della scala c'era l'uomo bianco eterosessuale, adesso ci deve stare la donna nera lesbica. E quindi se sei nero sei un po' più in alto, se sei donna sei un po' più in alto, se sei omosessuale sei un po' più in alto. Allora, tanto che la società, volente o nolente, l'hanno portata avanti, chi i figli li faceva per davvero, ok? E bisognerebbe aiutare chi fa una famiglia che può avere dei figli. Ragazzi, io ho una certa età, non mi darebbero mai in adozione un figlio, ma la stessa, ma ne so la mia situazione, non perché lo cerchi, ma teoricamente la stessa cosa una persona che non ha una famiglia. Non è vero, perché chi non per me un bambino dovrebbe avere preferibilmente un padre e una madre. Però se uno muore, quelle sono situazioni. Ragazzi, se una persona per qualche motivo gli manca una gamba, non è che una persona dice però è uguale agli altri. No, questa persona volendo, e non è che io mi taglio una gamba per simpatia con cui per le persone che gli hanno tagliato una gamba. No! Quindi ci sono situazioni nella vita per cui magari uno dei genitori muore, magari muoiono tutti e due, o quello e quell'altro, che magari il padre, c'è un fratello, tira su. È una situazione non auspicata, ma che può succedere. Ma che venga a priori accettata, no. Cioè nella vita mettiamoci in testa che ci sono delle limitazioni, che possono essere dovute da tanti motivi, fra cui anche l'età, e quello ci avremmo tutti se non muori prima. Ma se io sono 1,75 non farò mai giocatore di basket, e se io sono alto 1,80 non diventerò un carrista, almeno con i carri attuali, se non sarò un fantino. Cioè mettiamoci in testa che non si può essere tutto. Certo, su tante cose posso decidere se suonare quello strumento o l'altro strumento, ma già io suono il trombone. Se non hai il braccio lungo, il trombone a culisse non lo puoi suonare. Chiaro? Ci sono delle limitazioni. Se io ho il braccino corto così, non suonerò mai una chitarra se sono alto 1,20 m. Probabilmente potrebbe suonare tantissimi altri strumenti, per cui una tromba piccola tipo questa. Normale. Non è essere razzisti, è fare i conti con la realtà. La realtà è che se io sono nato uomo, non sarò mai una donna con la tecnologia attuale. Poi se faranno una tecnologia per cui trasformeranno tutti i miei cromosomi XY, ma poi la mentalità, tutto quello che ho vissuto, la mia portata di quello che ho vissuto
le mie relazioni con gli altri, quello non te lo possono levare. E se tu hai vissuto da uomo, la tua mentalità è da uomo, tant'è vero che c'è stato, l'ho visto, un transessuale uomo, cioè una donna diventata uomo, che non sapeva di alcune cose e non stavano bene, perché lei non si immaginava che essere uomo, tante cose che noi non diamo per scontate, che vediamo solo gli aspetti negativi, ma che le donne fanno più amicizia con altre donne, è più facile approcciarsi con gli altri, l'uomo è più solitario, ma l'uomo c'è nato in questa situazione e la può sopportare meglio di una donna, è chiaro. Come se un uomo di botto diventasse una donna figa, non sopporterebbe spesso gli avanzi degli altri, le occhiate degli altri, perché è nato uomo e ha vissuto da uomo. L'ideologia woke va contro tutto quello che è il buon senso. Vorrebbe stare in un mondo ideale e invece trasforma il mondo in un mondo infernale. Cioè, ribaltano i pregiudizi negativi e trasportano in altri pregiudizi negativi. Il nero è il bianco è nero, ma non funziona così la realtà. Un'altra ingiustizia. Due ingiustizie non fanno una ragione. Andare all'università a preferire i neri perché in passato, ma tu che ne sai quella persona? Quella persona magari è nero e ci sono tanti neri in America che sono anche di buona famiglia, figli di Miles Davis era figlio di un dentista. E ci sono tanti bianchi che sono invece pure morti di fame. In generale il reddito medio è maggiore dei bianchi, ma nei bianchi, ma per tanti motivi, ma non per questo io devo favorire a parità di conoscenze uno perché è nero, perché è svantaggiato. Fino a prova contraria, hanno lo stesso quoziente intellettivo dei bianchi. Io non vedo perché devo dare il vantaggio a quello, perché casomai dagli una borsa di studio, se, ma la borsa di studio andrebbe data a chiunque non ha un reddito, che sia bianco o nero. Ma perché sono stati schiavi? Ma perché molta gente, ma c'è gente che è nera che non è neanche discendente degli schiavi. Magari suo nonno è venuto veramente dall'Africa, o un genitore è venuto dall'Africa. Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché tutti i bianchi sono discendenti dei bianchi che stavano là nell'Ottocento, schiavisti? Ma di cosa? Ma che ragionamento a cazzo di cane è? Ma siccome stanno. Allora, io non vorrei che questo è un orologio che va da un estremo all'altro, che si tornerà a discriminare pesantemente gay, neri, quell'altro come reazione alla controreazione. Quindi non c'è un modo di tenere, come era fino a 10-15 anni fa, si è ristabilita una parità. No, e no, e me lo devi ridare pure con gli interessi. Abbiamo visto che succede a voler chiedere gli interessi. Abbiamo visto dopo la prima guerra mondiale cosa hanno fatto alla Germania, oltre ad averla vinta. C'è stata una seconda guerra mondiale. Adesso se le cose cambieranno, e io non sono d'accordo, cambieranno, ci sarà una nuova caccia all'omosessuale, una nuova caccia alla persona di colore. Perché questo viziaccio, viziaccio, di non saper quando fermarsi, ce l'hanno sia i bianchi che i neri, ragazzi. Perché l'animo umano, fino a prova contraria, è lo stesso nei bianchi e nei neri. Non mi dire, io ho sentito delle cose dai neri, di un razzismo, i bianchi sono come se fossimo una razza diversa, cattiva. No, adesso sembrano razzista, abbiamo avuto per qualche motivo geografico un vantaggio temporale. Ci si è formato una maggiore, parliamoci chiaro, avanzamento tecnologico, in Europa, che ha dato un vantaggio militare e tecnologico su altri paesi che non l'avevano. E questo ha permesso all'Europa di colonizzare, fare, ma guardate che l'Europa l'ha pagato questo vantaggio, perché questo vantaggio, ma anche militare, è frutto di secoli e secoli di guerre in Europa, con centinaia, decine di migliaia di morti, adesso non lo so, spalmati nel tempo. C'è stata una selezione. Probabilmente in Africa non hanno avuto questi morti, con queste guerre fratricide, che hanno permesso anche un avanzamento, purtroppo l'uomo ha un avanzamento tecnologico più,
cercando di ammazzare gli altri uomini che pensare alla, al bene degli altri uomini. Purtroppo questa è la realtà. Cerchiamo di convivere. Ma è bello che molta di questa mentalità del cazzo ce l'hanno i bianchi con i sensi di colpa. Ma sensi di colpa di che? Ma tu che hai fatto? Niente. Non hai discriminato nessuno. C'è un video fatto da una persona di etnia orientale cinese che spiega cosa stiamo facendo ai bianchi in America. Oh, adesso se una persona è gay è meglio di un altro. Ma perché? Se una persona è nera o lesbica o ma in base a che cosa? In base a che? Se a te ti piacciono gli uomini sei meglio di me. Ma non risulta proprio. Oh, se tua pelle è più scura è meglio. Io non dico che assolutamente, non direi neanche il contrario. Questi mettono la bandiera dell'Ucraina, molti di questi. Andate a vedere cosa dicono in Ucraina degli omosessuali. Eppure mettono la bandiera dell'Ucraina. Cioè non capiscono una mazza. Ma a voi vi interessa potervi sposare? O vi interessa avere una vita agiata? Ma chi se ne frega? Fate tanti gli acconti anti-cose e poi volete... Abbiate di... Non lo so io, però mi sembra che il problema principale adesso è che stiamo sull'orlo di una guerra mondiale. Siamo in una recessione economica dovuta a questo e dovuta a che l'Occidente non vuol capire che sta cambiando il vento. E come dice un proverbio, chi troppo vuole nulla stringe. No, il problema qual è? Il problema è che secondo loro in Italia ogni due giorni ogni giorno c'è qualcuno che uccide, ammazza, fa un omosessuale, ma non è vero per niente. Non è vero. Certo, se tu vai e te la cerchi. Allora, io non è che adesso sono bianco. Fanno una festa dei neri. Ok, vado là. Sono bianco. Mi dicono, senti, ma che cazzo vuoi? Poi te menano o me menano. Questi neri sono razzisti. Cioè, voi, molta gente, va a rompere le scatole. Perché parliamo di chiaro, uno c'ha il diritto di pensare a quello che gli pare. Queste sono cose storiche, millenarie. Non è che da un giorno all'altro tutti abbracciano i gay perché la televisione 24 ore su 24 crea l'effetto contrario spesso. Va a esacerbare qualcosa che stava normalmente nella società calando. Ok? No. Te le devono spagare H24 in tutte le trasmissioni, in tutte le cose, fino a che poi anche la persona che non ha nessun pregiudizio per queste cose comincia a girare i coglioni. Io sono italiano, pensate se tutto il mondo è la giornata, è il mese dell'Italia, bandiera italiana dappertutto, prodotti italiani dappertutto, bandiera italiana dappertutto, cose in italiano, invitano, allora la gente dirà, ma che cazzo questi italiani hanno rotto proprio i coglioni, e ci avrebbero ragione. Eh no, perché noi siamo in passato, siamo stati... che cazzo? Beh, la stessa cosa è successa un po' per l'Olocausto. Scusate, ma adesso, parliamoci chiaro, ma alcune politiche che sta facendo Israele, se non ci fosse stato l'Olocausto, l'avesse fatta qualsiasi altra nazione. Il senso di colpa... Ma che sono andato io a fare? Ma no, ma siamo andati noi a fare? A parte che io ogni volta che l'Italia e la Germania stanno allo stesso lato combinano casini. Ok, non sono certo filo tedesco. Ma se tuo nonno è stato perseguitato dai nazisti, non è che sei autorizzato adesso a perseguitare un palestinese. Ah, sei antisemita? No. Se parli male, se non sei d'accordo con una persona che è sessuale su quella ideologia, perché è diventata un'ideologia, che poi saranno assolutamente
cacciati fuori dai trans, perché il problema attuale è l'ideologia trans, non è gli omosessuali, che però per adesso ancora stanno appoggiando queste cose qua. A parte che molti di questi trans sono trans, sono omosessuali, che per qualche motivo forse non si vogliono sentire donna, così non sono omosessuali perché sono donna. Ci sono dei meccanismi, non sono uno psicologo, sto buttando così a cazzo di cane, però alcuni hanno dei seri problemi mentali. Non è che da un giorno all'altro uno si veste donna, c'hai la barba, non c'hai le tette, c'hai il cazzo, c'hai la faccia da uomo, la voce da uomo, il comportamento da uomo, la mentalità da uomo. Ti svegli, mi sento donna, ragazzi, allora io sono del Congo, mi sento del Congo, non c'ho, beh, almeno sono uomo, uno del Congo uomo, non c'ho l'aspetto, non so la lingua, non ci sono mai stato, però devi rispettarmi perché io mi sento del Congo. Questa è malattia mentale. A parte che io, volendo, vivendoci tanti anni, non cambierò la razza, però potrei parlare la lingua e sentirmi di quel paese, cosa che non puoi fare con l'altro sesso. Cioè non si diventa donna e non si diventa uomo se si nasce dell'altro sesso. Si può imitare, ci si può... è un'imitazione. C'è un aspetto psicologico che è derivato da quello biologico, il modo in cui hai vissuto, in modo che la società... Non puoi di botto sentirti donna, e soprattutto andare a competere con le donne con il privilegio di avere un corpo da uomo. Cioè la situazione è assurda, e però se la pensi diversa sei fascista. Voglio sapere... Ma sapete cos'è il fascismo? Una delle caratteristiche del fascismo è un'ideologia politica, molte volte viene usato per dire una persona aggressiva, ma una delle caratteristiche del fascismo è demonizzare l'avversario e non voler discutere, non volerlo accettare come persona, come di te, ma come soltanto una persona da basso. Non ti possono dare voglio di ricino e menare, però sui social ti possono... socialmente, come fanno sui social, fare il corrispondente dell'olio di ricino. Ragazzi, un gruppo, perché io ho detto alcune cose, mi hanno detto: se non levi quel post su di noi, quel video, ti denunciamo perché tu parli male di noi. E beh, parlo male di voi, ma perché non si può parlare male in questa società? Ho detto delle cose false, se tu mi hai detto qua, hai dato delle informazioni false, ti possiamo denunciare perché stai facendo calunnia. Ma se io sto dicendo, vabbè, se a me quel gruppo non mi piace, non mi piacciono i Maneskin, secondo me cantano male, suonano male, ma che mi denunci? Oppure non mi piace l'ideologia che c'è dietro i Maneskin, e infatti non mi piace, mi denunci? Questo è il ragionamento. Loro vogliono sistematicamente silenziare chi la pensa, perché loro si sentono superiori. Per loro tu sei nazista. Quindi io ho diritto di silenziarti perché tu stai dicendo chissà che cosa. Come se io dicessi che andrebbero tutti uccisi, menati, ma non lo direi mai. Ma che non sono scemo. A parte che ci sono già le regole dello Stato italiano. Da loro non basta. Devono silenziarti. Perché loro si sentono discriminati, perché non hanno tutto, vorrebbero avere tutto. Adesso ci sono i grassi che vanno sull'aeroplano, che vogliono due posti, non grassi come me, ma grassi così, pagando uno solo, cioè tutti hanno diritto a tutto. Io oggi mi sento un gatto e voglio il servizio nazionale dei gatti, quindi il veterinario me lo devo pagare lo Stato. Ma di cosa stiamo parlando? Ma è assurdo. Gente, gli faccio presente cosa sta succedendo in America. Ah, non ci credo, non è questione di crederci. Sono fatti che in America le donne gli uomini competono insieme alle donne, con la scusa che si sentono donne, è vero, però hanno fatto la terapia con gli ormoni. Ragazzi, io mi posso pure mettere
delle sostanze che circolano nel sangue del cane, non diventerò mai un cane. Adesso ho fatto un paragone un po' grosso, ma un uomo solo con gli ormoni non diventa donna. Tant'è vero che quando calano gli ormoni, a una certa età, la donna ci avrà un po' più di peli, di cose, altre cose, ma non diventa un uomo. La densità delle ossa, la potenza polmonare, quanto è larga qui la trachea, quelli non cambiano con gli ormoni. Tant'è vero che vincono sempre gli uomini. Questo vuol dire che la differenza tra uomini e donne è molto alta, perché nonostante la terapia ormonale vincono sempre loro. A parte il fatto che è una tara di donne, perché tu devi essere donna, devi essere donna. Ti spogli insieme alle donne. No, perché non ci credi. No, no, sono cazzate. Non sono cazzate, se ne parla. Non sono teorie del complotto, sono fatti alla luce del sole. Questi non sono teorie del complotto. Che quell'atleta femmina si è spostata. Nel nuoto si è spogliata nuda di fronte a quella cosa che ne hanno parlato al congresso americano. Non sono teorie del complotto. Che poi le complotto alcune sono vere, anzi la maggior parte purtroppo. No, 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 non sono d'accordo. Non è questione di essere d'accordo con me. Ah, secondo me, che ne so, in Italia si mangia la pizza. Ah, ma non sono d'accordo. No, mangiamo. In Italia non si mangia la pasta, questo è tipo, la pasta è tipica pietanza della Mongolia. No, guarda che la pasta si mangia in Italia, non in Mongolia. Che cazzo dici? Non sono d'accordo, basta. Così fanno, neanche i fatti, neanche i fatti. Poi quando capita, perché io non ho paura di dire quello che dico, quando io prendo le parti di qualcuno che viene perculato da questi grandissimi buonisti, o qualcuno prende le mie parti, loro sono abituati solo a farsi forti quando sono la maggioranza. Quando sono da soli, fanno pippa, 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 pippa. Arrivederci.